Nonostante tutto, sognavamo di essere qui. Ci siamo divertiti molto, è un paese bellissimo e non ci pentiamo di essere venuti. La Turchia è uno dei paesi più visitati al mondo. Attrae turisti da tutto il pianeta grazie ai suoi siti storici e culturali. Il paese sta attraversando un momento difficile a causa dei devastanti terremoti che hanno colpito il sud-est, ma sta cercando di fare in modo che il turismo non subisca battute d'arresto. Il settore turistico ha un impatto rilevante sull'economia del paese, un impatto che cresce anno dopo anno. Secondo gli ultimi dati del governo turco, nel 2022 la Turchia ha accolto più di 51 milioni di turisti, un incremento del 71% rispetto all'anno prima. Questo si riflette sulle entrate, 46 miliardi di dollari, il 53% in più rispetto al 2021, un nuovo record che supera i 38,9 miliardi di dollari del 2019. Sebbene il turismo non sia l'unico settore a sostenere l'economia turca, ha certamente un ruolo importante. Dopo il terremoto, i turisti hanno iniziato a chiedersi se fosse sicuro viaggiare in Turchia. Il paese ha un'estensione di quasi 800.000 km quadrati e le principali destinazioni turistiche sono situate al di fuori delle aree colpite dal sisma. Istanbul, situata a 1.000 km dall'epicentro, non si è fermata. Solo lo scorso anno, la città sullo stretto del Bosforo ha accolto circa 16 milioni di turisti stranieri. La maggior parte di coloro che avevano già prenotato un viaggio qui prima del terremoto ha deciso di non cancellarlo. Sì, era un po' titubante, ma avevamo già organizzato tutto. Visto che l'epicentro è a 1.000 chilometri di distanza, abbiamo pensato che qui non sarebbe successo nulla. È un paese sicuro in cui tornerei. Ci è piaciuto molto. Siamo qui da meno di 24 ore e per ora ci piace molto, è fantastico, il popolo turco è adorabile. L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno ora è che la gente non venga in Turchia, è più che mai necessario venire. Viaggiare in Turchia, purché non nelle zone colpite dal sisma, è sicuro. Le principali compagnie aeree e gli aeroporti internazionali funzionano normalmente. Gli esperti continuano a ripeterlo. Non ci sono state cancellazioni, la gente continua a partire. Il terremoto è a 1.000 chilometri dai luoghi turistici. Non c'è nessun calo di prenotazioni. Ogni giorno centinaia di clienti si registrano per visitare il paese. È importante continuare a viaggiare in Turchia. Nel 2023 il turismo è sulla buona strada per tornare ai livelli pre-pandemia e la Turchia vuole continuare su questa strada.